Commissioni esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono oggi riunite presso la Sala Capitolare del Palazzo della Minerva per comunicazioni del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Dopo l'intervento del Ministro, ci sarà l'intervento del Presidente Fassino, se confermerà di voler intervenire, come abbiamo concordato, e poi un primo turno di domande da parte dei rappresentanti dei gruppi, in ordine di grandezza e cercando, per quanto possibile, di alternare senatori e deputati. Ogni intervento dovrà durare rigorosamente 3 minuti, in quanto i tempi a nostra disposizione sono stretti perché c'è aula. Dopo la replica del Ministro si procederà a un'ulteriore serie di domande, se consentito dal tempo a disposizione, naturalmente. La logistica della sala consente di intervenire solamente dal microfono posto sul podio alla mia sinistra. Pertanto ciascun oratore dovrà recarsi in questa posizione. A 2 minuti e 30 io suonerò il campanello, a 3 minuti, come siamo ormai abituati anche nell'Aula del Senato, farò staccare il microfono. Un'ultima informazione riguarda la porta alla mia sinistra. Si tratta di un'uscita di sicurezza che deve rimanere necessariamente aperta, ma non è permesso recarsi nel chiostro adiacente. Ai sensi dell'articolo 33,4 del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che verrà reso disponibile in tempi brevi. Siamo a 3 anni dall'inizio della legislatura, siamo al terzo governo del Paese, il secondo in cui il ministro Di Maio è ministro degli Esteri. Sono sicuro che il ministro tratterà delle questioni di politica internazionale a 360 gradi. Vorrei soffermarmi, cogliendo questa occasione, su alcuni punti che riguardano il lavoro delle commissioni parlamentari e gli aspetti di diplomazia parlamentare. Innanzitutto voglio ricordare che c'è sempre stato, e sono sicuro ci sarà, un ottimo rapporto, almeno tra la commissione che presiedo, ma sono sicuro anche per la commissione della Camera e la Farnesina, in quanto a lavoro congiunto su temi e visione internazionale. Per questo mi preoccupo in questo momento soprattutto di ringraziare l'Ufficio dei Rapporti col Parlamento, che ha lavorato fin dal primo momento dell'inizio della legislatura in completa simbiosi con le commissioni e con la Farnesina stessa. Legge rimasti inevasi nelle precedenti legislature. Andando ai temi di diplomazia parlamentare, non sarà sfuggito a lei, Ministro, che c'è una fondamentale differenza nell'impostazione del lavoro della Commissione che presiedo al Senato, che preferisce operare con azioni di diplomazia parlamentare, considerandola in via informale come una vera e propria azione di indirizzo al governo. Questo significa che le indicazioni che arrivano dal modo di operare della Commissione del Senato alla Farnesina hanno lo stesso valore di quelle
determinata da regolamenti diversi tra Camera e Senato. In Senato è più complessa la procedura di realizzazione e voto di una risoluzione in Commissione. Ma è anche frutto di una decisione presa fin dall'inizio in Ufficio di Presidenza, privilegiando proprio quindi il rapporto informale, che ma diventa nella sostanza formale, della diplomazia parlamentare. E su questo tema voglio solo ricordare alcuni momenti, i momenti più importanti, quelli principali, ma anche quelli più partecipati da parte dei senatori. In testa il confronto con le rappresentanze diplomatiche di Azerbaigian e Armenia prima e in videoconferenza con le omologhe commissioni dell'Assemblea nazionale azerbaigiana e armena, prima che il conflitto tra Armenia e Azerbaigian diventasse esplosivo. Secondo momento, quando era alta anche in Italia l'attenzione nazionale e internazionale sulle vicende venezuelane, la Commissione del Senato ha ospitato in rapida successione prima i rappresentanti di Guaidó, a seguire la rappresentanza diplomatica e quindi la rappresentanza ufficiale del Paese in Italia e da ultimo una delegazione di parlamentari della cosiddetta opposizione moderata a Maduro. Viviamo un momento molto particolare, un momento in cui c'è un governo di tutti, anzi di quasi tutti, che spesso però sembra essere un governo di quasi nessuno. E la continuità nel Dicastero degli Esteri, che ci indicherà nel suo discorso programmatico il Ministro, ci permette e sono sicuro ci permetterà di stabilire alcuni capisaldi nell'azione italiana nel contesto internazionale. Voglio solo ricordare, per concludere il mio intervento, che quanto stiamo elaborando in questi tre anni rappresenta un valore aggiunto nell'azione di diplomazia del nostro Paese nei confronti dei nostri principali alleati, quelli strategici, ma anche dei Paesi con cui abbiamo un rapporto consolidato di amicizia, di collaborazione economico, commerciale, culturale. E anche quei Paesi con cui l'Italia ha deciso negli anni passati, e spero potrà continuare a mantenere questo impegno, di avere un rapporto costruttivo perché attori importanti se non fondamentali nello scacchiere internazionale. Mi fermo qua, ringrazio tutti i colleghi e do la parola al Ministro, poi se vorrà intervenire il Presidente Fassino e poi gli interventi dei... Prego. Grazie Presidente Petrocelli, Presidente Fassino, senatrici, senatori, deputate e deputati. Prima di entrare nel merito di questa audizione è mio dovere soffermarmi su quanto accaduto nelle ultime ore in Italia. Nella serata di ieri i carabinieri del ROS, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato un ufficiale della Marina Militare Italiana e un ufficiale delle Forze Armate Russe di stanza nel nostro Paese, con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto. L'operazione effettuata nell'ambito di una prolungata attività informativa condotta dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa, ha riguardato un capitano di fregata della Marina Militare Italiana e un ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione Russa. Entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata da parte dell'ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro. Come sapete, su mie istruzioni, la segretaria generale Belloni ha convocato al Ministero degli Affari Esteri questa mattina l'ambasciatore della Federazione Russa Razov per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l'espulsione di due funzionari russi accreditati presso l'ambasciata della Federazione Russa a Roma. Lasciatemi sottolineare che si tratta di un atto ostile di estrema gravità e quindi abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari. Vorrei ringraziare per questa operazione la magistratura, il ROS, l'intelligence e tutte le autorità che hanno collaborato. Viviamo
in generale un momento difficile, ma anche di grande trasformazione. La pandemia pone l'urgenza di fornire soluzioni condivise a sfide sovrapposte. Emergenza sanitaria, fragilità delle catene globali di approvvigionamento, barriere al commercio, aumento del debito, della povertà e delle diseguaglianze. Il Covid ha accelerato processi già in corso e può catalizzare il cambiamento, evidenziando la necessità di rendere più resilienti i nostri sistemi economici e sociali, ripensare la globalizzazione in senso più inclusivo, salvaguardare il multilateralismo, migliorandone l'efficacia, dare impulso alla transizione ecologica e digitale. La politica estera deve contribuire al rilancio dell'economia, puntando a un nuovo modello di crescita che sia sostenibile e promuova l'innovazione. Continueremo a rafforzare la posizione italiana nel mondo a tutela dei nostri interessi strategici e tenendo saldi i nostri valori e principi. Il dialogo con il Parlamento è fondamentale, così come il contributo che la diplomazia parlamentare dà alla proiezione dell'Italia sullo scenario internazionale. E per questo ringrazio tutte le iniziative degli ultimi anni dei presidenti Petrocelli, Fassino e di tutti i componenti. I punti di riferimento dell'Italia restano europeismo, atlantismo, multilateralismo. In questa cornice mi soffermerò su quattro priorità: il Mediterraneo e l'Africa, il rapporto con i grandi attori globali e regionali, l'internazionalizzazione e la promozione del sistema Italia, la valorizzazione degli italiani all'estero. Partiamo dall'Europa. Per fronteggiare l'impatto della pandemia, l'Unione ha saputo mettere a punto una risposta di politica economica ambiziosa e coordinata, che non era scontata ed è andata nella direzione subito sollecitata dall'Italia. In quella direzione dobbiamo proseguire. Interrompere troppo presto lo stimolo fiscale significherebbe ripetere gli errori di 10 anni fa a fronte della crisi finanziaria. La clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita va mantenuta almeno fino al 2022, ma non solo. Dobbiamo riflettere su come riscrivere le regole di bilancio europee, perché il mondo dopo il Covid non sarà uguale a quello precedente. Abbiamo una sola certezza: anche se la pandemia ha provocato uno shock simmetrico senza interventi mirati, il ritorno alla normalità sarà asimmetrico. Non possiamo rischiare di consolidare asimmetrie che aumenterebbero la frammentazione del mercato interno e consegnerebbero alle prossime generazioni un'Europa debole sulla scena globale. Varare in pochi mesi un programma straordinario sostenuto dall'indebitamento comune, il Next Generation EU, è un risultato storico per l'intera Unione Europea. L'Italia non solo deve rivendicarlo, ma anche e soprattutto onorarlo in fase di attuazione. Abbiamo l'opportunità di un whatever it takes fiscale, uno stimolo di bilancio senza precedenti. L'obiettivo è mettere in sicurezza il sistema, a partire dai settori più colpiti, e innescare la transizione verde e digitale che è crescita e futuro. L'esame in Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un passaggio chiave per completare la bozza su basi più ampie e solidamente condivise. Il successo di Next Generation EU è la condizione per lavorare a strumenti permanenti che assicurino la stabilizzazione automatica e solidale dell'Unione da shock economici. Dopo aver ben gestito la risposta economica, l'Europa sta affrontando un'altra sfida, legata alla capacità di produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini anti-Covid e dunque alla sicurezza sanitaria dei nostri cittadini. Che nel sistema di acquisti unificati ci siano stati dei limiti è evidente, ma lasciare che ogni paese dell'Unione Europea negoziasse da sé sarebbe stato ancora peggio. Ora dobbiamo pensare prima di tutto alla campagna vaccinale a uscire dall'emergenza. L'Italia è per la fermezza nei confronti delle case farmaceutiche, che devono rispettare i contratti firmati. Siamo stati i primi a respingere d'intesa con la Commissione una richiesta di autorizzazione all'esportazione sulla base del nuovo meccanismo introdotto a gennaio. Il meccanismo è stato recentemente ancora una volta rafforzato con il nostro pieno sostegno, introducendo nella valutazione delle richieste di esportazione verso un paese terzo i criteri di reciprocità, se il destinatario abbia o meno restrizioni all'export, e proporzionalità, valutando la diffusione della pandemia e la percentuale di popolazione vaccinata nel paese ricevente. Accanto alla questione della distribuzione dei vaccini, uno dei principali banchi di prova per l'autonomia strategica dell'Europa sarà la capacità di aggregare una filiera industriale produttiva integrata, che rimarrà cruciale anche nella fase post-pandemia. Oltre che per le esigenze interne, ciò consentirà anche di sviluppare una diplomazia vaccinale in linea con i valori dell'Unione Europea e a sostegno dei paesi terzi bisognosi.
I vaccini servono a salvare vite umane, nessuno è al sicuro se non lo saremo tutti. Ma sono anche strumenti di soft power, con rilevanti implicazioni geopolitiche. Dobbiamo costruire quella capacità di sviluppo e produzione che ci consentirà di tutelare la salute dei nostri cittadini negli anni a venire. Sentiamo il peso della responsabilità verso le future generazioni europee. Ai nostri figli vogliamo consegnare un'Europa attrezzata per le sfide, non solo sanitarie. Vogliamo migliorarla, la nostra casa comune, anche con il loro contributo. Come sapete, il prossimo 9 maggio prenderà il via la conferenza sul futuro dell'Europa, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini europei, a partire appunto da una conferenza dei giovani che come Italia intendiamo organizzare. Abbiamo ottenuto che i parlamenti nazionali siano pienamente coinvolti nella riflessione, una riflessione per nulla banale considerata anche la Brexit, che ha innescato una ridefinizione degli equilibri geopolitici intraeuropei. L'Italia è pronta ad assumersi le maggiori responsabilità che ne derivano. Dovremo moltiplicare gli sforzi in raccordo con i partner, a cominciare da Francia e Germania, con cui vogliamo tornare a imprimere all'Unione quell'impulso politico e quella visione strategica di cui si è sentita spesso la mancanza. Nell'ambito del metodo europeo, che ricerca la sintesi tra posizioni di partenza anche molto diverse, credo che l'Italia debba promuovere un gioco di squadra con i paesi mediterranei per affrontare sfide e opportunità che ci accomunano, a cominciare dalle relazioni con il vicinato Sud. Il 2020 ha segnato un cambio di passo. Abbiamo presentato con la Spagna una serie di proposte recepite dalla Commissione europea nella comunicazione del 9 febbraio scorso. Grazie all'associazione anche di Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Cipro e Slovenia, il non paper si sta consolidando come una posizione condivisa da tutti i MED. Lo sviluppo e l'integrazione dell'economia regionale, i beni comuni mediterranei, un asse portante sulle migrazioni, un più stretto dialogo politico con la regione. Queste le priorità della nostra proposta di rilancio del partenariato meridionale. Il coordinamento con i Paesi membri mediterranei resta fondamentale sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Le proposte della Commissione, pur contenendo alcuni riconoscimenti di principio, non presentano ancora una netta discontinuità con il sistema di Dublino. A fronte di procedure onerose a carico degli Stati membri di primo ingresso, insistiamo insieme alla Ministra dell'Interno Lamorgese affinché siano previste forme più incisive di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in linea con quanto stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il patto costituisce anche un'opportunità per una vera politica dei rimpatri dell'Unione Europea, che contribuisca ad una migliore gestione dei flussi migratori e funga da antidoto al rischio di pull factor, sempre nel pieno rispetto dei diritti delle persone bisognose di protezione internazionale. A tal fine sarà necessario un rinnovato slancio nel dialogo con i paesi di origine e transito dei migranti, a partire da Nord Africa e Sahel, inserendo il tema migratorio nei più ampi partenariati dell'Unione Europea con i paesi terzi. Ciò si lega anche al tema dell'Europa come fornitore di sicurezza. Vogliamo contribuire al dibattito sull'autonomia strategica dell'Unione Europea e renderla capace di agire in scenari di crisi anche da sola, se necessario. In questi anni l'Unione Europea si è dotata di strumenti per lo sviluppo delle capacità in ambito sicurezza e difesa, per gestire le crisi attraverso operazioni e missioni militari e civili, cooperare in maniera più efficace con i partner e fornire loro un sostegno tangibile. Stiamo ora lavorando per adottare entro un anno la cosiddetta bussola strategica, per individuare cioè gli obiettivi della politica di sicurezza e difesa e dunque il percorso per permettere all'Europa di incidere di più sulla scena internazionale. Centrale sarà il rafforzamento delle capacità dell'industria europea della difesa al fine di ridurre il divario con i grandi attori globali. Anche il processo di allargamento resta un obiettivo prioritario della politica estera italiana e un investimento geostrategico per la pace e la prosperità europee. Il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali è stimolo potente per le riforme in quei paesi. La credibilità dell'impegno europeo non può essere messa in discussione. Il nostro obiettivo nel 2021 è l'adozione dei quadri negoziali con l'Albania e la Macedonia del Nord e la convocazione delle conferenze intergovernative. Per superare lo stallo chiederemo un approccio costruttivo da parte di tutti gli Stati membri. Con i paesi della regione continueremo a sviluppare un'articolata agenda bilaterale sul piano politico, economico e culturale, nonché in materia di sicurezza e cooperazione di polizia. Nei Balcani vogliamo essere partner di riferimento dal punto di vista politico, ma anche per le nostre imprese.
Ieri sono rientrato da una missione in Montenegro e Bosnia Erzegovina e incontrerò domani il mio omologo serbo. In Montenegro abbiamo realizzato una delle opere più importanti sotto il profilo strategico, l'interconnessione elettrica sottomarina, grazie a Terna. In Bosnia ho toccato con mano la grande stima di cui gode l'Italia per il suo contributo alla stabilizzazione, anche grazie al nostro contingente italiano presente nella missione EUFOR Althea, cui ho reso visita. Il partenariato strategico con Belgrado è alimentato anche dalle tante aziende italiane che operano in Serbia. Vogliamo consolidare il nostro ruolo da protagonisti, contribuendo al superamento di sfide chiave nella normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, alla piena stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina, fattori che incidono sulla stessa prospettiva europea dei Balcani occidentali. Un altro asse tradizionale della nostra politica estera è l'atlantismo. Il mio incontro con il segretario di Stato Blinken la scorsa settimana a margine della ministeriale NATO è stata l'occasione per riaffermare il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Un'amicizia antica, ne celebriamo nel 2021 il 160° anniversario, fondata sulla condivisione dei valori di democrazia e libertà e sul solido legame transatlantico, comunità di principi oltre che di interessi. Abbiamo ricordato il pluridecennale sforzo comune per la stabilità nel Mediterraneo allargato, in Libia, in Iraq, in Afghanistan, e ci siamo impegnati a rafforzare ulteriormente il rapporto bilaterale e il coordinamento sui dossier internazionali. Dall'incontro con Blinken è stata confermata un'eccellente sintonia che avevamo già riscontrato in occasione dei nostri due precedenti colloqui telefonici e che rispecchia l'approccio cooperativo dell'amministrazione Biden, in particolare nei confronti degli alleati tradizionali Europa e NATO. Il ritorno degli americani agli accordi di Parigi e nel Consiglio dei diritti umani, al momento come osservatori, l'interruzione del recesso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e la sospensione dell'applicazione dei dazi Airbus-Boeing segnano una nuova attenzione statunitense verso il multilateralismo, un'opportunità che serve per rafforzare la collaborazione su temi essenziali: Mediterraneo, terrorismo, sicurezza e difesa, diritti umani, commercio e investimenti, cooperazione culturale e scientifica. Vogliamo cogliere questo nuovo clima di fiducia per promuovere insieme ai partner europei quell'azione di leadership globale, attrazione Stati Uniti, Unione Europea, che ci permetterà di rispondere alle sfide del XXI secolo con soluzioni che riflettano valori e interessi comuni. La leale appartenenza all'Alleanza Atlantica rimane la spina dorsale della nostra relazione con gli Stati Uniti. Continuiamo a lavorare con Washington per adeguare la postura della NATO verso il fianco sud, da dove provengono crescenti minacce alla sicurezza nazionale. Dobbiamo rafforzare le capacità del Lab di Napoli, creato su impulso dell'Italia nel 2018. Forte attenzione al fianco sud, approccio a 360 gradi alla sicurezza alleata, unità e coesione in seno alla NATO per far fronte alle vecchie e nuove minacce, sono i principali messaggi che ho veicolato alla ministeriale esteri NATO del 23-24 marzo, la prima svoltasi di persona a Bruxelles dopo un anno. Il terzo asse, certo non l'ultimo per importanza, è il multilateralismo. La pandemia lo ha confermato. Serve un multilateralismo efficace, basato su regole condivise e un'agenda globale fondata su più uguaglianza, sostenibilità e inclusività. Al centro della vocazione multilateralista dell'Italia vi sono le Nazioni Unite, perno di un sistema internazionale in cui crediamo, ma che vogliamo più efficiente, trasparente, democratico e rappresentativo. Per questo sosteniamo le riforme promosse dal segretario generale Guterres. Riteniamo fondamentale irrobustire la proiezione esterna dell'Unione Europea su temi e tavoli delle Nazioni Unite, anche sviluppando sinergie con organizzazioni regionali come l'Unione Africana o blocchi regionali come la Lega Araba, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'Organizzazione degli Stati Americani e il Gruppo dei Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo. L'Italia è l'11° paese per contributi complessivi alle Nazioni Unite e in materia di pace e sicurezza partecipiamo al Peacekeeping ONU come primo contributore di caschi blu tra i paesi occidentali. Continueremo ad essere in prima linea nella promozione e protezione dei diritti umani, anche quale membro del Consiglio diritti umani per il mandato 2019-2021. Siamo attivi su numerosi temi, a partire dal nostro impegno di lunga data per una moratoria universale sulla pena di morte e per il pluralismo religioso. Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione di alcuni paesi come il Myanmar,
Condanniamo con fermezza la brutale violenza inflitta alla popolazione civile inerme che lotta contro il ritorno del regime militare dopo anni in cui i birmani avevano avviato una pur fragile transizione democratica. Crediamo anche nell'importanza del multilateralismo in campo commerciale. Vogliamo contribuire a ricostruire la fiducia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il momento è ora. La nuova direttrice generale potrà contare anche sull'atteggiamento più aperto dell'amministrazione statunitense per dare slancio al processo di riforma, anche con riferimento al funzionamento dell'organo di risoluzione delle controversie. Occorre concentrarsi su pochi chiari obiettivi in vista della 12ª conferenza ministeriale che inizierà il 29 novembre a Ginevra. Innanzitutto, l'azione contro il Covid, affrontando il tema delle gravi carenze di capacità produttiva e il dibattito sulla proprietà intellettuale. Un altro obiettivo della cooperazione sanitaria è quello di potenziare gli strumenti multilaterali esistenti, in primis il cosiddetto acceleratore ACT per facilitare sviluppo, produzione e accesso agli strumenti contro il Covid e la COVAX Facility, di cui Italia e Unione Europea sono tra i principali promotori e che si pone l'obiettivo di vaccinare almeno il 20% della popolazione mondiale entro il 2021, facilitando l'accesso dei vaccini in 92 paesi a reddito basso e medio-basso. Le occasioni per rilanciare con forza la nostra agenda multilaterale non mancano. Tre grandi appuntamenti internazionali vedono l'Italia protagonista. Innanzitutto la presidenza G20, il cui programma, come noto, è riassunto in 3P, persone, pianeta e prosperità. Vogliamo favorire una ripresa economica sostenibile, resiliente e inclusiva e rafforzare la collaborazione internazionale in materia sanitaria. Il 29 giugno presiederò a Matera la riunione dei ministri degli esteri del G20, seguita per la prima volta nella storia di questo consesso da una sessione con i ministri della cooperazione allo sviluppo. Al centro dei lavori vi saranno il ruolo del multilateralismo quale strumento per affrontare le sfide globali, le relazioni con l'Africa e la sicurezza alimentare. Nel contesto della presidenza G20, l'Italia ha convocato insieme alla Commissione europea un vertice sulla salute globale, previsto a Roma il 21 maggio, per adottare una dichiarazione di principi sulla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie. Quest'anno, inoltre, l'Italia è partner del Regno Unito per la presidenza della COP26, la 26ª conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si terrà a Glasgow dal 1 al 12 novembre. Tengo a sottolineare che c'è una perfetta sintonia tra il governo italiano e quello britannico sugli obiettivi che si intendono raggiungere e sullo sforzo comune che stiamo ponendo in essere. Le diplomazie italiane e britanniche stanno infatti lavorando per creare il consenso necessario al buon esito dei negoziati e incoraggiare i paesi parte della Convenzione ad elevare la propria ambizione climatica. L'Italia organizzerà una serie di eventi preparatori, tra cui la Pre-COP, dal 30 settembre al 2 ottobre a Milano. Una tappa importante, primo confronto tra i ministri dei principali attori negoziali sugli aspetti politici più spinosi in vista della conferenza di Glasgow. Coinvolgeremo anche le giovani generazioni organizzando sempre a Milano, dal 28 al 30 settembre, l'evento Youth for Climate, volto a canalizzare la crescente mobilitazione giovanile sul tema del contrasto climatico. L'organizzazione di una COP e di una G20 e di un G20 a livello parlamentare potrà fornire contributi importanti e una visione più ampia al dibattito. I temi energia e clima saranno inoltre al centro dei due grandi eventi in programma alla Farnesina in autunno, incontri con l'Africa e conferenza Italia-America Latina. Questi due tradizionali appuntamenti saranno un'ulteriore occasione per proiettare a livello globale le nostre priorità in ambito G20 e COP26. Infine, e questo è il terzo appuntamento, da novembre 2021 a maggio 2022 l'Italia avrà la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che svolge, grazie anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, un ruolo fondamentale nella promozione dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia in Europa. Ci concentreremo su temi tradizionalmente cari al nostro Paese, quali la salvaguardia del patrimonio culturale, la protezione delle donne dalla violenza, tema particolarmente attuale in seguito all'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Ma affronteremo anche tematiche innovative come i rischi connessi ad un uso non disciplinato dell'intelligenza artificiale. Anche i bambini e i giovani saranno al centro della nostra azione in Consiglio d'Europa. La pandemia li sta penalizzando duramente e ci impegneremo perché i loro diritti siano tutelati e promossi.
Appartenenza all'Unione Europea, appartenenza all'Alleanza Atlantica e multilateralismo disegnano un perimetro di valori, rappresentano la cornice in cui operare, forniscono leve e strumenti per perseguire i nostri interessi e priorità. La prima di queste priorità è il Mediterraneo allargato, regione strategica per la politica estera italiana, in primo luogo per la sua posizione geopolitica di cerniera tra continenti. Il Mediterraneo è una piattaforma di connettività economica, energetica e infrastrutturale tra Europa, Africa e Asia. In secondo luogo, perché oggi, a 10 anni dalle primavere arabe, quest'area a noi così vicina rimane solcata da tensioni e crisi esacerbate dalla pandemia. Dobbiamo elevare il profilo della comunità internazionale nella regione. Questa esigenza è fortemente sentita in Libia. Il Paese si trova in una fase decisiva della sua transizione politica e del percorso di unificazione nazionale. Vi è ora un governo unificato, guidato dal primo ministro di Baiba, che ha ottenuto all'unanimità la fiducia del Parlamento lo scorso 10 marzo, segno della volontà dei libici di superare le differenze attraverso il dialogo e non più sul campo di battaglia. Si tratta di traguardi impensabili fino a pochi mesi fa. Abbiamo, come Italia, creduto nello sforzo diplomatico e la diplomazia ha prevalso. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. La strada verso la stabilizzazione della Libia resta complessa. La nuova autorità unificata è chiamata a sfide importanti: traghettare il Paese verso le elezioni del 24 dicembre, attuare l'accordo sul cessate il fuoco firmato a Ginevra il 23 ottobre 2020, affrontare la crisi socio-economica rispondendo ai bisogni della popolazione. In questo snodo cruciale, l'Italia continuerà a sostenere il processo politico delle Nazioni Unite, affiancandolo con azioni bilaterali ed europee. La settimana scorsa sono stato 2 volte in Libia. La missione del 21 marzo, la prima di un ministro europeo dopo la nascita del governo di unità nazionale, aveva obiettivo di rilanciare il partenariato bilaterale, non solo in ambito politico, ma finalmente anche economico, commerciale e culturale. Ho ribadito tale aspettativa ai miei interlocutori. Ho incontrato il primo ministro di Baiba, il presidente del consiglio presidenziale Menfi e la ministra degli esteri Al-Mangush, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Libia. In Libia c'è fiducia e desiderio di prendere finalmente la direzione della crescita e l'Italia è considerata il principale partner. Stiamo identificando risultati tangibili da conseguire a breve, medio e lungo periodo, che potranno essere confermati al più alto livello già nel corso della prossima visita in Libia del Presidente Draghi il 6 aprile, la sua prima missione internazionale da Primo Ministro. Nel frattempo abbiamo avviato le procedure per riattivare il Consolato Generale d'Italia a Bengasi e designare un console onorario a Seba, nel sud della Libia, nel Fezzan, a testimonianza della nostra volontà di estendere la nostra vicinanza al popolo libico. La missione del 25 marzo che ho avuto insieme ai ministri degli esteri di Francia e Germania ha marcato un momento dall'altissimo valore simbolico, rendendo visibile la rinnovata unità dei 3 paesi europei più profilati sul dossier libico. Abbiamo manifestato pieno sostegno al nuovo governo di unità nazionale che appare motivato a dare risposte concrete ai bisogni essenziali della popolazione. Dobbiamo infatti evitare che sulla crisi libica si ripercuotano le tensioni in corso nel Mediterraneo orientale, area attraversata dalla competizione per i diritti di sfruttamento delle risorse energetiche e da crescenti frizioni. Il Consiglio europeo della scorsa settimana ha fatto il punto sulle relazioni tra Unione europea e Turchia e ha confermato nei confronti di Ankara uno schema duale tra possibili nuove misure restrittive e l'offerta di un'agenda positiva, condizionata all'effettivo comportamento turco anche in materia di diritti umani. La cooperazione con la Turchia in dossier cruciali, quali immigrazione, lotta al terrorismo in Libia, è per noi fondamentale, soprattutto in chiave di stabilità regionale. Occorre sostenere come la ripresa dei colloqui esplorativi con la Grecia, che rappresentano uno sviluppo positivo. L'Italia ha un interesse strategico a costruire un contesto stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale. Punteremo anche sul potenziale offerto dalla cooperazione energetica, convinti del beneficio derivante dalla collaborazione tra Stati della gestione delle risorse. Siamo, come sapete, tra i Paesi fondatori dell'East Mediterranean Gas Forum, del cui statuto questo Parlamento sta esaminando il disegno di legge di ratifica. Vorrei però essere chiaro: l'approccio inclusivo, dialogante e cooperativo non rappresenta in alcun modo una sottovalutazione dei valori fondanti della nostra identità e della nostra politica estera, a partire dal rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ovunque essi siano messi in discussione o colpiti.
Per questo, passando all'Egitto, mai potremo arretrare nella ricerca della verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni e continueremo a profondere ogni sforzo affinché Patrick Zaki possa essere rilasciato. Forti anche della solidarietà e del sostegno delle istituzioni dell'Unione Europea e dei Paesi europei che ho tenuto al Consiglio Affari Esteri dello scorso gennaio. Al contempo è tuttavia importante mantenere aperto con il Cairo anche un canale di dialogo sulle questioni fondamentali per la stabilità del Mediterraneo, come ad esempio la Libia e la sicurezza energetica. Nel Mediterraneo allargato riveste sempre un'importanza cruciale il processo di pace israelo-palestinese. Negli ultimi mesi abbiamo registrato sviluppi importanti. L'approccio della nuova amministrazione americana, la ripresa della cooperazione tra Israele e autorità palestinese, l'avvio di un percorso elettorale in Palestina e di un processo di normalizzazione tra Israele e alcuni paesi arabi attraverso gli accordi di Abramo. L'unica via per assicurare una pace duratura rimane tuttavia il rilancio del processo di pace attraverso negoziati diretti tra le parti, volti a raggiungere una soluzione a due Stati giusta e sostenibile. Insisteremo in questa direzione senza naturalmente mettere in discussione il partenariato strategico che ci lega ad Israele, la cui sicurezza deve essere tutelata e rimane una priorità non negoziabile. Siamo convinti che vi siano oggi le condizioni per far tornare l'Unione Europea a svolgere un ruolo centrale nel processo di pace ed è proprio per questo che abbiamo intrapreso con la Spagna una serie di iniziative congiunte volte a contribuire alla definizione di linee di azione comune per rilanciare i negoziati israelo-palestinesi. Centrale rimane anche il nostro impegno in Libano, paese chiave per i delicati equilibri geopolitici dell'area e attanagliato da una profondissima crisi socio-economica e politica. L'Italia ha manifestato solidarietà concreta con un team di esperti, spedizioni di materiale umanitario e circa 27 milioni di contributi finanziari. L'investimento di lungo periodo nel nostro paese in Libano è confermato dalla nostra partecipazione a UNIFIL, missione che svolge un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità al confine con Israele e in cui siamo presenti con circa 1000 uomini e il comandante del COL. Sulla Siria avete visto su Avvenire di oggi l'editoriale congiunto che ho firmato insieme a 17 colleghi dell'Unione Europea. Faremo di tutto affinché i crimini commessi non restino impuniti e chiediamo per questo il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale. Su questo l'Italia è e sarà sempre in prima linea, come dimostra la firma a Roma nel lontano 1998 dello Statuto di Roma. In Iraq siamo impegnati nel contrasto al terrorismo e a sostegno della popolazione e delle istituzioni locali. Siamo tra i principali contributori della coalizione anti-Daesh a guida statunitense e manteniamo sul terreno uno tra i più nutriti contingenti militari. La nostra cooperazione è impegnata nella stabilizzazione delle aree liberate e stiamo lavorando con gli Stati Uniti alla convocazione in Italia, auspicabilmente a margine del G20 di fine giugno, di una riunione della coalizione anti-Daesh a livello ministeriale. L'azione italiana di stabilizzazione del Mediterraneo allargato non può prescindere dal dialogo con l'Iraq. Nel breve periodo è essenziale lavorare per assicurare la piena attuazione dell'intesa sul nucleare, incoraggiando la Repubblica Islamica a tornare ad adempiere ai propri obblighi. Parallelamente lavoreremo affinché si pongano le condizioni per il recupero di un'interlocuzione costruttiva fra Washington e Teheran. Un dialogo esigente ma costruttivo con l'Iran ci permetterà anche di affrontare dossier delicati, come la politica di Teheran nella regione e il trasferimento di tecnologia balistica ad attori non statali. Siamo pronti a riattivare formati come quello che ci vede assieme ad Unione Europea, Francia, Germania e Regno Unito e confrontarci con Teheran sui dossier regionali a partire dallo Yemen. L'Italia continuerà a perseguire una strategia imperniata da un lato sul sostegno ai processi politici inclusivi per la soluzione delle crisi, dall'altro sulla promozione di un'agenda positiva, presentando il Mediterraneo come spazio di opportunità. Anche al fine di rilanciare la cooperazione euromediterranea abbiamo avviato una riflessione sull'identificazione, come accennavo, di beni comuni mediterranei su cui investire per ricomporre le divisioni e riavvicinare le due sponde. Ad esempio la cooperazione energetica, ma anche l'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile. I Rome Dialogues, la cui settima edizione è in programma a Roma dal 2 al 4 dicembre, rappresentano ormai una piattaforma globale di dialogo ad alto livello. Il Mediterraneo ci lega strettamente all'Africa. Le nostre relazioni con tutto il continente africano si sono evolute verso un partenariato inclusivo, paritario e a tutto campo. La Farnesina ne ha definito i pilastri nel nuovo documento strategico, il partenariato con l'Africa, che ho presentato lo scorso dicembre.
Tra le direttrici della nostra strategia vi è l'approfondimento della cooperazione economico-commerciale, a partire dalle nuove opportunità aperte dall'area continentale africana di libero scambio. Puntiamo a intensificare la nostra presenza imprenditoriale in Africa attraverso un rafforzamento delle istituzioni italiane in loco e la promozione di contatti B2B con fiere, business forum e missioni settoriali che le associazioni di categoria, con le associazioni di categoria per approfondire le opportunità presenti in ciascun mercato. Continueremo ad impegnarci per favorire la stabilità nelle aree prioritarie a partire da Sahel e Corno d'Africa. Come dimostra il tragico assalto che è costato la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo nella Repubblica Democratica del Congo. L'Africa presenta ancora molti scenari di instabilità dove è indispensabile rafforzare la nostra azione affinché il sacrificio di questi servitori dello Stato non rimanga vano. A tal proposito vi informo che proprio nei giorni scorsi la Farnesina ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma il rapporto delle Nazioni Unite che avevamo sollecitato a seguito del tragico agguato. Il Sahel è una priorità per l'Italia in virtù della sua importanza geostrategica a cavallo tra l'Africa subsahariana e l'area euro-mediterranea. Dal 2017 abbiamo potenziato la nostra presenza diplomatica con l'apertura di ambasciate in Niger e Burkina Faso, cui seguiranno entro l'anno Mali e immediatamente dopo Chad. Dal 2018 è attiva la missione bilaterale di formazione in Niger e contribuiamo a tutte le missioni Unione Europea e ONU nell'area. Dal 2020 partecipiamo alla coalizione per il Sahel, dove stiamo dispiegando il nostro primo contingente nella Task Force Takuba per la lotta al terrorismo. L'Italia è anche un partner tradizionale dei paesi della regione sul piano dell'assistenza umanitaria, dello sviluppo sostenibile e della gestione del fenomeno migratorio. Anche il Corno d'Africa attraversa una fase complessa. In Etiopia auspichiamo il superamento della crisi in Tigré, l'immediata cessazione di ogni ricorso alle armi e l'avvio di un processo di riconciliazione nazionale anche in vista delle elezioni di giugno. Favoriamo nei fora multilaterali la prosecuzione di un dialogo incisivo ma non conflittuale con Addis Abeba affinché la massima attenzione sia assicurata alla situazione umanitaria e al rispetto dei diritti umani. Sul piano regionale è fondamentale la cessazione delle tensioni tra Etiopia e Sudan, paese quest'ultimo che attraversa un delicato processo di transizione democratica da noi sostenuto. Dedichiamo massima attenzione alla situazione della Somalia e proseguiamo nella lotta ad Al-Shabaab e favorendo il dialogo politico e istituzionale tra governo federale e stati federati. Non si può parlare di Africa senza citare la cooperazione allo sviluppo, fortemente orientata verso quel continente, ma non solo. La cooperazione non è solo dovere morale, ma anche strumento di politica estera per promuovere processi di pacificazione, stabilizzazione e prevenzione dei conflitti e dunque la sicurezza globale e nazionale, nonché opportunità per creare un clima economico più favorevole per le nostre imprese e per contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta. La cooperazione è anche essenziale per sostenere i servizi sanitari dei paesi partner, per attenuare le ripercussioni negative della pandemia sul piano economico e sociale e contribuire alla ricostruzione post-crisi. Confermo l'obiettivo, convenuto in ambito Nazioni Unite e OCSE, di portare in prospettiva l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,7% del reddito nazionale lordo. Un obiettivo non vicino. Occorre riconoscerlo, visto che nel 2019 l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano si è attestato sullo 0,22%, ma al quale puntiamo in maniera convinta, pur consapevoli delle ulteriori difficoltà che possono derivare dalla crisi economica causata dal Covid. Abbiamo parlato di Europa, America e multilateralismo, indicato nel Mediterraneo allargato e nell'Africa una priorità. Un altro aspetto della nostra politica estera riguarda una gestione efficace ed equilibrata dei rapporti con i principali attori globali al di fuori della nostra area di appartenenza euroatlantica, a partire da Russia e Cina, attori che hanno sistemi politici e valori diversi dai nostri. Il nostro approccio alla Cina è pragmatico, bilanciato e articolato. È necessario mantenere la Cina coinvolta nella collaborazione sulle principali sfide globali e sui dossier multilaterali. Al contempo, nell'interesse del nostro sistema economico e produttivo, ricerchiamo sul piano economico-commerciale un rapporto trasparente e reciprocamente vantaggioso, fondato su regole chiare e condivise. Per questo siamo impegnati anche in sede europea per un dialogo con la Cina
che la impegni sempre di più a garantire alle imprese straniere un'effettiva parità di condizioni e maggior reciprocità. Su questi principi si fondano importanti accordi negoziati in ambito europeo, come quello per la protezione delle indicazioni geografiche e quello sugli investimenti. Sul piano dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Italia non arretra di un passo. In questi mesi ci siamo espressi con forza e ripetutamente, individualmente e con i partner dell'Unione Europea e G7, sia nel quadro delle Nazioni Unite che nel dialogo diretto con Pechino. Mi riferisco in particolare alla tenuta del principio un paese due sistemi ad Hong Kong e alla difesa dei diritti delle minoranze etnico-religiose, alle dichiarazioni seguita l'azione collettiva e coordinata in ambito dell'Unione Europea. Abbiamo adottato iniziative a sostegno della popolazione civile ad Hong Kong sulla base del regime orizzontale globale dell'Unione Europea sui diritti umani istituito nel dicembre scorso. Abbiamo stabilito il 22 marzo scorso un primo pacchetto di sanzioni che colpiscono 4 individui e un'entità cinese accusati di violazione dei diritti umani e libertà fondamentali nello Xinjiang. Abbiamo convocato, come sapete, l'ambasciatore cinese per ribadire la nostra irremovibile posizione a tutela delle libertà fondamentali e il disappunto nei confronti delle inaccettabili controsanzioni cinesi che colpiscono parlamentari, accademici e funzionari europei, ledendone i fondamentali diritti di espressione e opinione. Allo stesso modo, di fronte alle complesse sfide regionali e globali, non possiamo ignorare il peso e il ruolo di Mosca. Continueremo ad agire in linea con la nostra collocazione geopolitica e i nostri valori, ma anche a promuovere e a salvaguardare i nostri interessi fondamentali che richiedono di mantenere un'interlocuzione critica ma allo stesso tempo costruttiva con la Russia, così come con Pechino, evitando spirali che possano ripercuotersi negativamente sulle nostre imprese, specie in questo momento. Siamo consapevoli che da questi attori provengono anche sfide e talvolta minacce. Lo dimostra le accuse di spionaggio nei confronti degli ufficiali italiani e russi da cui ho voluto iniziare questo intervento. Dobbiamo continuare a lavorare strettamente con i nostri partner europei e con gli alleati per accrescere costantemente la nostra resilienza e gli strumenti a tutela della sicurezza e del benessere dei nostri cittadini. Ben diverso il discorso con l'America Latina, una regione a noi vicina per profondi legami culturali, economici e di sangue. C'è un interscambio commerciale con l'America Latina superiore a tutto quello che l'Italia ha con l'Asia. Oggi più che mai l'Italia deve essere protagonista della scommessa di legare Unione Europea ed America Latina e Caraibi ad un'alleanza di lungo termine. Per farlo occorre un rinnovato sforzo anche a livello bilaterale. L'America Latina è un interlocutore naturale dell'Italia e deve diventare anche nostro interlocutore strategico. E in questo contesto un ruolo di primo piano riveste la conferenza Italia, America Latina e Caraibi in programma il 25-26 ottobre, di cui celebreremo la 10ª edizione. L'Italia sta assumendo un ruolo di rilievo anche nell'Indo-Pacifico, area vastissima che si estende dalle coste orientali dell'Africa fino alle isole del Pacifico, regione di importanza cruciale per i flussi commerciali internazionali e dal cui andamento dipendono in buona parte le prospettive di ripresa economica post-pandemia. Ci siamo posizionati negli ultimi anni all'interno dei principali organismi regionali e possiamo oggi accreditarci come affidabili interlocutori di sviluppo e partenariato economico nei confronti dei paesi dell'area. Dal 2019 siamo partner di dialogo all'Indian Ocean Rim Association, un foro che raggruppa gli stati rivieraschi dell'Oceano Indiano e promuove la collaborazione sui temi della libertà di navigazione e dell'economia marittima. L'Italia porta avanti attività di partenariato con i paesi IORA in settori come la blue economy, la pesca sostenibile e l'acquacultura. Inoltre abbiamo appena aderito con status di partner di sviluppo all'ASEAN, l'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico, che specie nel contesto di sempre più accesa dialettica sino-americana si accredita come interlocutore cruciale sulle rotte commerciali marittime. La nostra candidatura è stata accompagnata da attività di partenariato, ad esempio programmi di formazione da noi organizzati nel settore della sicurezza interna, antiterrorismo, minacce digitali, crimine organizzato. Terza priorità della nostra politica estera è l'azione di sostegno all'export e di promozione delle nostre imprese e del sistema italiano nel mondo. La Farnesina ha acquisito questa competenza in un momento cruciale, dimostrando di essere pienamente all'altezza della sfida in un anno che si è distinto per qualità e quantità di interventi, tanto sul piano strutturale quanto sul piano delle azioni urgenti in risposta alla pandemia. Il primo immediato effetto della riforma
è stato un coordinamento del sistema di sostegno pubblico all'internazionalizzazione, assicurando una regia unica in Italia e nelle reti e nella rete istituzionale all'estero. Il bilancio è molto positivo. La riforma ha reso più efficace ed efficiente le azioni di sostegno all'export, evitando la duplicazione di iniziative e favorendo una strategia unitaria. In risposta all'emergenza pandemica abbiamo varato una strategia di sostegno e rilancio per le nostre aziende senza precedenti. Mi riferisco al patto per l'export, attraverso cui sono stati stanziati in un anno 4,2 miliardi di euro. Come ormai noto, il patto si fonda su 6 pilastri: comunicazione, formazione, informazione, commercio digitale, sistema fieristico, promozione integrata, finanza agevolata. La digitalizzazione ne è l'architrave. La nuova campagna di comunicazione strategica è volta al national rebranding, cioè a promuovere una nuova immagine innovativa dell'Italia, a fidelizzare al Made in Italy nuove generazioni di consumatori e italofili. Per rispondere al deficit di cultura digitale di molte delle nostre imprese, siamo intervenuti con lo strumento del Temporary Export Manager. Il bando del valore di 50 milioni di euro è stato da poco pubblicato e ne potranno beneficiare le prime 2.000 piccole imprese nel settore manifatturiero. Sul piano della formazione in campo digitale è stato inaugurato lo scorso marzo Smart Export, che è l'Accademia Digitale per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori Italiani e l'ICE. Il progetto, che proseguirà fino a marzo 22, consentirà a 20.000 micro, piccole e medie imprese di partecipare gratuitamente a percorsi online di alta formazione sui temi dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione, erogati da 5 università e importanti business school italiane. La formazione rappresenta un'attività complementare all'informazione ed è per questo che abbiamo lanciato il nuovo portale export.gov.it in corso di potenziamento con strumenti di intelligenza artificiale. Sul fronte finanziario, la Farnesina ha offerto strumenti di finanza agevolata. Lo scorso anno la Farnesina è intervenuta per il rilancio del fondo 394 di Simest, da un lato con un rifinanziamento massiccio del fondo per 2,1 miliardi di euro, di cui 662 a fondo perduto, dall'altro con l'allargamento dell'operatività del fondo che può oggi intervenire anche a sostegno di attività dei paesi UE. A sostegno del settore fiere, particolarmente colpito, è stata attivata una nuova linea di intervento di Simest dedicata agli enti e alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo nazionale, internazionale. Per il 2021 abbiamo pensato ad un'altra misura straordinaria, il bonus export digitale, un voucher per accelerare la transizione online del nostro commercio estero, incoraggiando le piccole e medie imprese ad investire con adeguati incentivi e agevolazioni. Infine, con il patto per l'export, grazie alle risorse messe a disposizione dal DL Cura Italia, abbiamo ripensato la strategia promozionale delle nostre ambasciate, consolati, istituti di cultura e sedi ICE all'estero, inaugurando una nuova stagione della promozione integrata che coniuga le dimensioni economica, culturale e scientifica del Made in Italy. Uno degli eventi promozionali che ci vedrà maggiormente impegnati per rilanciare l'immagine globale dell'Italia sarà l'Esposizione Universale di Dubai, dedicata al tema Connecting Minds, Creating the Future, che si terrà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il tema scelto per il nostro padiglione è La bellezza unisce le persone. Il padiglione, progettato da un raggruppamento di imprese italiane, è avveniristico e utilizza materiali sostenibili e soluzioni innovative come l'assenza di condizionatori d'aria. Expo 2020 sarà una, che si terrà però nel 2021, sarà una piattaforma rappresentativa dell'intero sistema paese, a cui la Farnesina contribuirà sul piano della programmazione promozionale e che coinvolgerà numerosi partner istituzionali. Lavoriamo per promuovere il sistema della formazione superiore italiana nel mondo. Nel 2020 la Farnesina ha favorito la mobilità studentesca erogando oltre 900 borse di studio per ricercatori e studenti da oltre 100 paesi. Alle borse ordinarie si affiancano progetti più specifici come il programma Invest Your Talent in Italy, che include periodi di tirocinio in aziende italiane o progetti basati su accordi con prestigiosi enti di formazione e ricerca come l'Accademia Teatro alla Scala di Milano o l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Non si può servire e promuovere il sistema paese senza valorizzare e assistere le collettività italiane all'estero.
Questa è l'ultima, non certo per ordine di importanza, priorità su cui vorrei soffermarmi. Ed è il cuore del lavoro delle nostre sedi consolari, chiamate tra qualche mese a gestire le elezioni di Comites e CGE, in occasione delle quali per la prima volta si sperimenterà il voto elettronico. Gli italiani all'estero hanno affrontato il periodo di pandemia con coraggio e forza. I 6,3 milioni di connazionali residenti all'estero, cui va sommata l'enorme cifra di ben 80 milioni di italo-discendenti, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore umano e culturale che necessita di sentire forte la presenza dell'Italia. Sono una risorsa importante, i migliori portavoce del cosiddetto vivere all'italiana. La neomobilità è una sfida costante. Gli italiani all'estero possono già contare su circa 1.700 associazioni di connazionali attive nei più diversi settori, una rete di accoglienza fondamentale, specie per i giovani da poco arrivati in un paese straniero. Su queste basi si sta sviluppando un nuovo associazionismo, sempre più vivace, che rappresenta un riferimento anche per le istituzioni, per gli enti pubblici, che hanno bisogno di un punto di contatto tra l'Italia e gli italiani nel mondo. La Farnesina rimane al fianco dei nostri connazionali all'estero in situazioni di difficoltà. Tengo a ricordare lo sforzo senza precedenti sostenuto da questo Ministero nel 2020 in risposta all'emergenza sanitaria globale. L'unità di crisi, in collaborazione con tutta la rete diplomatico-consolare, ha organizzato ben 1.186 operazioni straordinarie di rientro e riportato a casa oltre 112.000 connazionali da 121 paesi. Inoltre, grazie agli stanziamenti previsti da alcuni provvedimenti, anche grazie al sostegno del Parlamento, in particolare dei parlamentari eletti all'estero, la Farnesina ha potuto contare su 6,5 milioni di euro per l'assistenza finanziaria ai connazionali in difficoltà. Tali fondi hanno reso possibili 7.632 interventi nella forma di sussidi, prestiti e forme di aiuto economico. Costante l'attenzione anche alla tutela dei nostri connazionali nel Regno Unito, nel contesto del post-Brexit. Continueremo a vigilare affinché i diritti degli oltre 440.000 italiani lì residenti siano tutelati. Voglio fornirvi un dato significativo. Anche grazie alle nostre sedi diplomatico-consolari, oltre 400.000 connazionali hanno già ottenuto dalle autorità britanniche la conferma di poter restare a tempo indeterminato nel Paese. L'emergenza sanitaria ha evidenziato l'importanza di una pubblica amministrazione sempre più capace di dialogare in maniera innovativa con i cittadini e siamo impegnati in uno sforzo senza precedenti per erogare servizi consolari sempre più efficienti, digitalizzati, in linea con l'agenda digitale della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni, grazie al lavoro corale di tutte le articolazioni dello Stato e l'impegno dei nostri diplomatici, siamo anche riusciti ad affrontare con successo casi particolarmente delicati che hanno visto coinvolti i nostri connazionali all'estero, dai noti casi di sequestri alla vicenda, nel dicembre scorso, dei 9 pescatori italiani fermati in Libia con le loro imbarcazioni. Sempre a dicembre si è risolto il caso dei marittimi rimasti bloccati per mesi in Cina a causa del blocco all'avvicendamento degli equipaggi imposto dalle autorità cinesi. In conclusione, signori Presidenti, gli obiettivi di politica estera sin qui delineati sono ambiziosi e abbracciano temi e aree geografiche diverse. Per perseguirli è necessario disporre di strumenti adeguati. Per questo è importante continuare a investire sulla Farnesina, ovvero sulle sue strutture, ma anche e soprattutto sul suo capitale umano. In questo, il dialogo con il Parlamento e il sostegno di queste commissioni in particolare sono fondamentali. La rete diplomatico-consolare italiana ha 304 sedi, 129 ambasciate, 82 uffici consolari, 8 rappresentanze permanenti, una delegazione diplomatica speciale e 84 istituti italiani di cultura. Si tratta di una struttura articolata paragonabile per estensione a quella dei principali partner europei. A livello di personale, però, le nostre risorse sono ben inferiori. Il MAECI può contare su circa 3.680 dipendenti di ruolo tra diplomatici, dirigenti e personale delle aree funzionali e circa 3.000 impiegati a contratto presso le sedi all'estero. Le assunzioni recentemente approvate compensano solo in parte il blocco del turnover, considerata anche l'elevata età media del personale che oggi è di 56 anni. Nonostante i limiti di risorse finanziarie e umane, la Farnesina ha intrapreso uno sforzo per riorientare la presenza all'estero, rispondere alle sfide internazionali e garantire assistenza ai nostri connazionali.
In particolare, come anticipato, abbiamo garantito una presenza più strutturata nel Sahel, rafforzato la rete consolare con un consolato a Manchester e un'agenzia consolare ad Arona, nelle isole Canarie. Oltre alla già citata riattivazione del consolato generale a Bengasi, sono in corso le procedure per istituire un consolato generale a Bangalore, cuore della Silicon Valley, indiana e importante mercato emergente. La pandemia ha messo in evidenza esigenze urgenti nelle dotazioni tecnologiche ed informatiche e abbiamo bisogno su questo di un salto di qualità che contiamo di compiere anche grazie alle risorse del PNRR. Ricordo che il bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come autorizzato da questo Parlamento, corrisponde a 3 miliardi 587 milioni di euro per il 2021, pari appena allo 0,34% del bilancio dello Stato e allo 0,22% del PIL. Stiamo tuttavia marcando un'importante inversione di tendenza con una crescita del bilancio della Farnesina nel 2021, anche se in larga parte riconducibile ai finanziamenti straordinari previsti per rispondere alla pandemia. È quindi necessario consolidare questa tendenza, indipendentemente dalla contingenza, ma quale investimento strategico? L'esperienza ci ha insegnato i limiti dell'austerità economica fine a se stessa e l'importanza di investire, soprattutto nei momenti di svolta, in manovre espansive, a patto che si traducano in vere riforme. Un simile cambio di paradigma può e deve applicarsi alla politica estera, che non è esercizio di pochi addetti ai lavori, ma patrimonio di tutto il Paese. Gli italiani e gli europei hanno bisogno di una politica fiscale espansiva per tornare a crescere, ma anche di una politica estera ambiziosa, per incidere sempre di più sulle dinamiche globali. Una politica estera dotata di maggiori risorse, ma anche più consapevole della sua importanza e del suo ruolo nel determinare il futuro di tutti noi. Una politica estera, e sono certo di poter contare sul vostro sostegno, che sia sempre più al centro delle scelte strategiche del Paese e del dibattito politico italiano. Grazie, signori Presidenti. Grazie, Ministro. Parola al Presidente Fassino per il suo intervento. Sì, e poi gruppi. Brevissimo. Ma intanto io ringrazio il Ministro per questa relazione a 360 gradi, dettagliata, specifica, che dà conto di una politica estera che ci consente di essere presente su tutti gli scacchieri internazionali con un'azione efficace, intensa e in coerenza, peraltro, con diciamo i pilastri della nostra politica estera, cioè l'europeismo, l'atlantismo e la costruzione di un sistema multilaterale. Io voglio sottolineare al Ministro, come ha già fatto a tutti voi, come ha già fatto il Presidente Petrocelli, che una politica di questo spessore, a questo ampio raggio, può essere ulteriormente efficace in quanto si sviluppi un'adeguata azione parlamentare che l'accompagni e l'affianchi, che è quello che stiamo facendo. Il Presidente Petrocelli ha già richiamato alcune delle attività della Commissione Estera della Camera, io della Senato, non sto qui a elencare le cose che sta facendo la Commissione Estera della Camera, c'è un rapporto che può essere ampiamente consultato. Credo che ci siano due dimensioni dell'attività parlamentare che possono integrare, arricchire e accompagnare l'attività intergovernativa. Da un lato un'attività di diplomazia e di dialogo interparlamentare che consenta di allargare la nostra proiezione investendo nei paesi a cui ci rivolgiamo anche la dimensione parlamentare. E in secondo luogo può venire dal Parlamento un contributo ad approfondire nodi strategici che sono in via di tutti, in via di ridefinizione. Penso ai rapporti transatlantici, penso al sistema della governance multilaterale, penso alla riforma del commercio internazionale, penso, come ha richiamato anche il Ministro, alla riforma delle istituzioni sovranazionali. In questa chiave io voglio richiamare una questione, condividendo le considerazioni del Ministro, che tuttavia io sento, ma non per le cose che il Ministro ha detto in generale, sento che, come dire, sento che abbiamo un'elaborazione insufficiente, tutti. E mi riferisco alla questione dei diritti umani. La questione dei diritti umani sta diventando una questione sempre più centrale ormai nella vita del mondo. Alla questione dei diritti umani, per ora, noi reagiamo laddove sono violati con uno strumento, che sono le sanzioni. E io comprendo e condivido il carattere politico e anche morale che hanno le sanzioni.
Dopodiché io penso che solo affidare la tutela dei diritti umani alle sanzioni è insufficiente. In primo luogo perché ci sono tre quarti degli stati del pianeta che le sanzioni non le applicano. Volete un esempio? Birmania. Noi, giustamente, l'Unione Europea ha annunciato misure sanzionatorie, gli Stati Uniti anche nei confronti della Birmania, nei confronti dei generali che hanno fatto il colpo di Stato in Birmania. L'80% dell'interscambio birmano è con l'Asia, nessun paese asiatico applica le sanzioni. Allora, io non sto, vorrei che fosse chiaro, dicendo che le sanzioni non vanno adottate. Dico che non possiamo affidare il problema dei diritti umani solo a una politica sanzionatoria. Qui c'è un problema di battaglia culturale e politica che io credo l'Occidente deve essere in grado di dare, perché visto che viviamo in un mondo globale, si è globalizzato tutto, bisogna porre la questione della globalizzazione dei diritti umani e su questo fare una battaglia politica e culturale, di cui le sanzioni sono uno strumento, ma che non può essere esaurita sulle sanzioni. Su questo, per esempio, appunto, c'è bisogno di un approfondimento anche culturale, oltre che politico, a cui forse le commissioni parlamentari possono concorrere affiancando l'attività del governo. La stessa questione, e poi finisco, su due questioni. Il Ministro ha affrontato, secondo me correttamente, il tema dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, tema di cui si parla molto, formula lessicale suggestiva, ma che, come abbiamo visto, dà già luogo a interpretazioni difformi. Bene, io penso che noi dobbiamo su questo punto andare a un approfondimento e stabilire una relazione tra l'autonomia strategica e l'efficacia delle politiche europee a partire dalla politica estera di sicurezza comune. Io ho apprezzato molto, e credo che sia stato frutto di una nostra iniziativa, anzi per certo lo so, che il ministro degli esteri Di Maio sia stato a Tripoli col ministro degli esteri francese e tedesco, perché questo ha rappresentato visibilmente il superamento di una situazione che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, in cui ognuno andava per conto suo. Allora, l'autonomia strategica è affidata alla capacità dell'Unione Europea di costruire una politica che sia fondata sulla coesione, perché sei strategicamente autonomo se l'Unione Europea riesce a esprimere politiche a nome dell'Unione Europea e con la condivisione dei Paesi membri, se no l'autonomia strategica non c'è. Quindi io penso che il tema della coesione europea e in termini di politica estera e di sicurezza comune, io penso che l'Italia debba farsi portabandiera, ancora di più di quanto non abbia fatto fin qui, della modifica della modalità di decisione in materia di politica estera. L'unanimità in materia di politica estera è una paralisi, è un ostacolo. Dobbiamo fare una battaglia per decidere a maggioranza, naturalmente qualificata, non mica al 51%, però insomma un meccanismo che consenta all'Unione Europea di decidere, perché da questo deriva la sua coesione e da questo deriva la sua autonomia strategica, quindi secondo me. Infine, sempre in questa direzione, Ministro ha dedicato grande attenzione, e condivido tutto quello che ha detto, sul Mediterraneo. Ecco, sul Mediterraneo è un altro esempio dei problemi che abbiamo, perché noi dallo stretto di Hormuz allo stretto di Gibilterra è tutta una crisi. No? Se ci pensate, e pensate in rassegna i paesi, è una crisi continua, dove c'è guerra civile, instabilità, insicurezza, eccetera, eccetera. Cosa stiamo facendo? Tutti, Stiamo correndo dietro ogni crisi. Perché? Perché è saltato qualsiasi sistema di governance multilaterale nel Mediterraneo. OSCE e Helsinki sta in un'epoca biblica, strategia euromediterranea di Barcellona del 95, e quindi noi siamo, senza strumenti di governance multilaterale del bacino. Adesso c'è questa nuova comunicazione della Commissione europea, su cui tra l'altro nella Commissione Estera della Camera abbiamo subito cominciato a discutere, che propone una nuova agenda per il Mediterraneo. Bene, va nella direzione giusta. Noi abbiamo bisogno appunto sempre di più di avere degli strumenti di governance che ci consentano di affrontare le grandi questioni, dentro cui poi collochi allora anche
la capacità di intervenire sulla crisi libica, siriana, libanese, eccetera, eccetera, ma abbiamo bisogno sempre di più di elementi di strategici di intervento. Due sono titoli. Uno, ratifiche, è partito il Ministro dalle ratifiche. Preannuncio al Ministro che noi abbiamo chiesto come Commissione Esteri degli esperti di avanzarci una proposta di modifica dell'articolo 80 della Costituzione, perché che si debba passare in aula per ogni e qualsiasi ratifica l'accordo di cooperazione cinematografica del Messico, sottoscritto 4 anni fa, per fare un esempio, è ridicolo. E allora si vada una modifica all'articolo 80 che assegna alle commissioni di poter ratificare gli accordi, salvo che un certo numero di gruppi parlamentari, numero di parlamentari chieda che si vada in aula, e si va in aula e si affronta il problema. Ma almeno acceleriamo tutte le procedure. E l'altra questione, rappresento al Ministro che è in itinere, è passata al Senato, deve passare alla Camera in aula e poi andrà al Senato, la legge per l'istituzione della Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo. Stante l'attenzione che il Ministro ha dedicato alla fase, nella fase finale del suo intervento, chiederei al Ministro che il Governo, diciamo, consideri questo provvedimento prioritario e dia un impulso all'adozione di questa legge. Grazie. Grazie Presidente Fassino. Gli interventi dei gruppi. Inizia il senatore Ferrara, si prepari Picchi. Questo si accende la foto. Allora, grazie Ministro per la sua esaustiva relazione. Mi permetta poi di ringraziarla personalmente a nome di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato per l'eccellente lavoro che sta svolgendo rappresentando il nostro Paese nel mondo. Un'odierna dimostrazione è la celerità e la determinazione con cui ha affrontato l'increscioso caso della cessione di documenti su telecomunicazioni militari al funzionario russo. Auguriamo che questo episodio non possa pregiudicare i rapporti con Mosca, anche se oggettivamente è un episodio estremamente grave. Ministro, penso anche a Cuba, quando durante il pieno della pandemia questo paese ha inviato decine di medici in Italia per aiutarci in un momento così delicato. La recente votazione all'ONU credo che sia stata veicolata male da diversi mass media, perché non è stato un voto contro Cuba. Magari su questo può fare chiarezza. Uno dei dossier fondamentali per l'Italia rimane comunque la relazione con la Libia, che grazie al suo interesse e ai suoi sforzi è sempre in primo piano e si rafforza giorno dopo giorno. A livello diplomatico l'Italia rimane un partner privilegiato per Tripoli, seppur consapevoli delle sfide passate, presenti e future che il Paese si trova ad affrontare. Nel suo intervento ha fatto cenno alla sua prima missione in Libia, con un taglio prettamente bilaterale, anche sulla preparazione della prossima visita del Presidente Mario Draghi. E sul fronte dei rapporti tra Roma e Tripoli vorrei sapere quali sono i nostri principali obiettivi, in particolare sotto il profilo economico-commerciale. Grazie. Grazie per il rispetto dei tempi, senatore Ferrara. Onorevole Picchi, si prepari Orsini. Sì, grazie Ministro per la sua relazione ampia che ha toccato tutti i temi della nostra politica estera. Siamo stati molto critici come Lega del governo precedente per l'assenza di iniziativa e la passività che l'Italia aveva sullo scenario internazionale. Quindi come gruppo chiediamo che il nostro Paese prenda sempre l'iniziativa, sia assertivo e sia fermo nell'esprimere le proprie posizioni. Condividiamo l'approccio al multilateralismo, ma per essere efficaci nel multilateralismo bisogna essere forti nelle relazioni bilaterali con gli altri paesi, per essere poi
per riuscire a concludere e portare avanti i nostri dossier nei fora multilaterali. Cina. Noi siamo fortemente contrari alla ratifica del Comprehensive Agreement on Investments perché riteniamo che la violazione dei diritti umani che stia avvenendo nello Xinjiang, ma anche ciò che avviene con l'atteggiamento nei confronti di Taiwan e di Hong Kong non siano compatibili per procedere a accordi di questo tipo tra l'Unione Europea e la Cina con una reciprocità che è sulla carta ma non nei fatti. Ci siamo sorpresi che quando 14 paesi hanno protestato sul report dell'OMS sulla pandemia, l'Italia non abbia preso una posizione netta su questo, quindi vorrei sapere come mai non abbiamo preso questa posizione. Sull'autonomia strategica dell'Unione Europea, noi siamo estremamente scettici perché per fare autonomia strategica dell'Unione Europea lo devono volere anche gli altri. Finché avremo sempre Francia e Germania che vanno con i propri ministri degli esteri a fare la politica estera propria, noi non possiamo essere da meno. Sulla Turchia credo che bisogna essere fermi e chiari. È inaccettabile, lo dico in maniera chiara, bene riprendere l'attività politica che avevamo sospeso, abbandonato in Libia, ma dobbiamo superare gli F-16 turchi che sono a Albatia e i MiG e i Sukhoi russi che sono nella base di Giufra. Finché avremo questo non riusciremo ad andare avanti, per cui qualche considerazione su questo. Sul Sahel e sull'Africa, che appunto sono la stesura di trattati per i rimpatri, non si può aspettare l'Unione Europea per fare i trattati bilaterali sull'immigrazione, bisogna andare avanti come Italia. Direi questi sono i punti. Mi fa piacere che abbia toccato l'America Latina. L'America Latina deve diventare sempre di più un mercato domestico e su questo quindi va il plauso, come su tutta la parte di diplomazia commerciale mi sembra che il paese sia all'altezza. Questo non è un governo politico, come sa bene, quindi come Lega saremo a sostenere in maniera chiara tutti i punti che le ho sottolineato in modo tale che l'azione politica del governo possa essere efficace. Grazie. Onorevole Orsini, si prepari il senatore Alfieri. Signor Ministro, la ringrazio per questa ampia e dettagliata relazione che tocca temi vastissimi, temi che ovviamente non abbiamo il tempo di commentare uno per uno come varrebbe la pena di fare, per cui mi scuserà se mi limito ad alcuni flash quasi apodittici. È molto importante la sottolineatura che lei ha fatto sul carattere strategico della scelta europeista e atlantista del nostro Paese. Questo è un tema unificante, la politica estera deve essere un tema unificante per un grande Paese. Noi in questo momento siamo una forza di maggioranza, ma l'unità sulla politica estera è auspicabile che vada al di là del rapporto maggioranza-opposizione e come tali, anche quando eravamo all'opposizione, siamo sempre sforzati di avere un approccio costruttivo in questa direzione. Sull'europeismo è evidentemente la nostra bussola. L'Europa da queste vicende, dalle vicende della pandemia, del Covid, esce da un lato bene perché ha dimostrato di saper essere solidale, di saper trovare un approccio comune alla risposta alla crisi economica. Esce meno bene nel senso che la governance europea, per esempio in materia di vaccini, si è rivelata oggettivamente debole, faticosa, non per un limite o per un difetto della Presidente von der Leyen o della Commissione, ma per un sistema complessivo di approccio ai problemi che andrà
sul quale sarà necessario un ragionamento, soprattutto in vista del fatto che tutti noi vogliamo che l'Europa possa essere realmente, e purtroppo non lo è ancora, protagonista forte degli scenari internazionali, protagonista forte dal punto di vista della politica estera, anche della politica militare se necessario, naturalmente della politica sanitaria che non può che essere un tema globale. Tutto questo implica necessità di un ripensamento del modo di essere Europa, che ripeto è fondamentale, come è fondamentale la scelta atlantica, sulla quale non mi soffermo perché la do come scontata, dicendo solo che l'amministrazione Biden rende sicuramente più facile il recupero di quel multilateralismo che è l'altro aspetto strategico fondamentale. Concludo subito, Presidente. Faccio solo tre considerazioni veramente flash, limitandomi a citare i titoli per non abusare del tempo. Il tema del rapporto con la Russia, giustissimo aver risposto con fermezza a quello che è un atto ostile, naturalmente un atto che rientra nella spiacevole ma diffusa prassi dei rapporti fra Stati nelle situazioni conflittuali. Lo spionaggio non nasce oggi, non nasce per colpa della Russia. Questo non toglie che nel momento in cui emergono queste cose si debba reagire con la massima fermezza, soprattutto nei confronti di chi ha tradito, vestendo una divisa, lo Stato e le istituzioni. Sul Medio Oriente, sull'Iran, giustissimo un approccio pragmatico e un approccio negoziale, non dimenticando però che questo implica richiamare l'Iran a cessare di essere un elemento di destabilizzazione e di pericolo nei confronti di uno Stato come Israele, che è uno Stato nostro amico e alleato, come lei ha giustamente ricordato, nei confronti anche di molti altri paesi dell'area del vicino Oriente e del mondo sunnita. L'Iran non può permettersi né di continuare a violare i diritti umani come fa sistematicamente, né di essere un continuo elemento di instabilità. Ho veramente concluso. L'ultima cosa che volevo dire: lei non ha fatto cenno, nonostante l'ampiezza della sua relazione, a un conflitto vicino all'Europa, quello fra Armenia e Azerbaigian. È un tema che ci riguarda fortemente come europei e io vedo con preoccupazione, anche dopo la tregua raggiunta, il tentativo di annullare l'identità armena nella zona contesa del Karabakh, rispetto alla quale bisognerà invece arrivare a una soluzione concordata e negoziata. Grazie. Grazie onorevole Orsini. Senatore Alfieri, si prepara i lupi. Sì, ringrazio anch'io per la relazione ampia e articolata e sottolineo il lavoro prezioso delle nostre agenzie di intelligence per la vicenda che ha visto coinvolti dei funzionari russi accreditati in Italia. Penso che sia da una parte motivo di soddisfazione, però dall'altra significa che dobbiamo tenere molto alta la guardia rispetto a questi fenomeni. Io voglio sottolineare solo un aspetto della relazione, e quello che riguarda il fatto più importante per quanto riguarda i rapporti fra l'Unione Europea e l'ordine internazionale, cioè la vittoria di Biden negli Stati Uniti, che apre una nuova fase, perché diciamo, le parole iniziali della tua relazione, Ministro, sono state europeismo, atlantismo, multilateralismo. L'Italia può esercitare a pieno le potenzialità della sua politica estera se è protagonista nei fora multilaterali. Ecco, da questo punto di vista, due considerazioni breve. La prima, riprendo le parole del Presidente Fassino, io penso abbiamo bisogno di una grande offensiva a partire da una specificità che può avere la diplomazia parlamentare sulla globalizzazione dei diritti umani. Anch'io penso serva una riflessione profonda sugli strumenti e i meccanismi che noi abbiamo a disposizione, se no sono solo, scusate la brutalità dell'argomentazione, delle declamazioni e non riusciamo a essere efficaci. Noi abbiamo bisogno su questo di costruire un nuovo set di strumenti e valutare quali funzionano e quali hanno dimostrato di non essere efficaci, anche nel rapporto con gli Stati Uniti, perché si citavano le sanzioni, devo dire poi sono
messe in atto dall'Unione Europea, spesso non coordinate con quelle che mettono in campo gli Stati Uniti o altri paesi. La seconda questione, sul Mediterraneo allargato, sempre nel rapporto con gli Stati Uniti, che hanno avviato una nuova fase, salutiamo appunto il rientro negli accordi di Parigi, le questioni che riguardano gli accordi commerciali, come si diceva, quindi lo stop ai dazi e quindi un cambio di passo nel riconoscimento del multilateralismo e allo stesso tempo anche di una nuova assertività, perché il richiamo molto chiaro, diciamo, una scelta di campo in termini di valori e di principi in difesa delle democrazie liberali ci chiama tutti a una responsabilità, tutti noi europei, e allo stesso tempo non cancella la costruzione di un'autonomia strategica europea, perché 4 anni sono passati e hanno inciso profondamente nelle relazioni internazionali. Come teniamo insieme le due dimensioni? E soprattutto il tema che pongo, gli Stati Uniti come possono tornare a essere un partner strategico per noi nel Mediterraneo? Perché veniva posto il tema del ritiro delle truppe dalla Libia, delle truppe straniere, che è un passo fondamentale, perché Dbeibah e gli incontri di cui avete parlato, il formato a tre con Germania e Francia, sono un passo in avanti importante, che rafforza l'azione dell'Europa, ma non è sufficiente. Avere gli Stati Uniti accanto è decisivo se vogliamo che ci sia un passo in avanti molto efficace e si possa arrivare al 24 dicembre con un percorso che porti anche a definire l'assimilazione delle milizie dentro le strutture sia di sicurezza che di polizia dello Stato libico. Ho concluso. Quindi la riflessione è, tenendo conto dell'impegno che noi abbiamo in ambito NATO, delle nostre missioni in Iraq e in Afghanistan, nei confronti degli Stati Uniti, la valorizzazione del nostro sforzo multilaterale, come può essere valorizzato in termini di un maggiore impegno degli Stati Uniti nelle partite strategiche del Mediterraneo, in particolare della Libia. Grazie. Onorevole Lupi, si prepari Urso. Sì, grazie, in maniera molto secca e sintetica. Unità in politica estera, indipendentemente dalle posizioni politiche, l'abbiamo sempre chiesta. Ovviamente lo scenario è cambiato. Oggi siamo in un governo di gran parte che vede la gran parte dell'opposizione e maggioranza lavorare insieme, ma ancora di più bisogna ricercarlo. C'è una continuità nella sua figura, c'è una discontinuità nel governo che accompagna la sua figura e non è indifferente, perché io non vedo indifferente l'intervento del presidente Draghi che come primo punto ribadisce all'insediamento del suo governo l'atlantismo e l'europeismo. Non a caso lei parte e sviluppa il multilateralismo. Quindi mi auguro che non ci sia più nessun Presidente del Consiglio che metta sullo stesso piano Cina e America, come è accaduto recentemente in Parlamento. Detto questo, le due osservazioni. La prima appunto sull'atlantismo e sul ruolo del nostro Paese. Io credo che la domanda è specifica, condivido gli interventi del Presidente Fassino e del collega Alfieri, la debolezza dell'Italia mettiamola in positivo, riacquistiamo il ruolo guida dell'Italia all'interno appunto della politica estera internazionale nella difesa dei diritti umani. L'Italia può e deve riconquistare un ruolo guida, lo può fare esattamente su due strade, ed è questa la domanda che le faccio, quella dei diritti umani. Apro e chiudo la parentesi, la specificità è, in questo senso, gli accordi presi con la Cina negli anni precedenti, penso alla Via della Seta nella versione marittima e in quella digitale, il governo attuale e il ministro degli esteri, pensa a rimetterli in discussione, sì o no? Secondo, e concludo, l'altra domanda è, ruolo guida dell'Italia nell'Europa e all'interno dello scenario. L'Italia pensa di riprendere un grandissimo ruolo guida, per esempio, nelle missioni di pace internazionali sotto l'egida dell'ONU, dove noi siamo sempre stati protagonisti, anche per la nostra specificità e per la qualità del nostro intervento. Si collega a questo intervento al riferimento che lei ha fatto sulla cooperazione. Mi fa molto piacere che abbiate previsto una sessione, e concludo, una sessione laterale quando ci sarà il G20 dei ministri degli esteri. E stessa cosa, ruolo guida nell'Europa. Lo scenario che ci apprestiamo, le elezioni tedesche in Germania e con l'uscita di scena di un personaggio importantissimo come la Merkel, autorevole, può ovviamente, lo dico
nel nostro interesse. Da una parte ci sarà Macron che continuerà a giocare il suo ruolo, ma dall'altra parte credo che l'Italia, con questo governo, con l'unità che dovremmo cercare, con l'autorevolezza anche del Presidente del Consiglio Draghi, può e deve inserirsi in un'occasione storica come questa per ritornare a giocare il ruolo guida. Grazie. Grazie. Il senatore Urso si prepari migliore. Sì, signor Ministro, noi abbiamo apprezzato l'ampiezza della sua relazione e proprio dal fatto, richiamato anche da altri prima di me, dalla maggioranza tanti, dall'opposizione soli, io vorrei evidenziare che la politica estera deve essere semplice, chiara e netta e possibilmente per un paese continuativa. In questa legislatura lei è stato coerente, sempre al governo, anzi è l'unico ministro che è stato sempre al governo e quindi può darci, gli altri sono cambiati, tutti gli altri sono cambiati in una rotazione, ma lei è sempre rimasto in ruoli importanti di governo e abbiamo avuto tre governi che hanno espresso politica estera completamente diversa l'uno dall'altro. Il primo governo Conte, di cui lei era vicepresidente del Consiglio, era un governo, possiamo definirlo, non allineato, che era contro l'Europa. Lei stesso fu il protagonista dell'episodio più eclatante, quello contro Macron in Francia, ed era, direi, filo cinese. Lei stesso fu protagonista dell'accordo di Via della Seta. Il secondo governo Conte, in cui lei è stato ministro degli esteri, ha invece sanato la ferita nei confronti dell'Europa, è diventato europeista, ma non atlantico. Al punto tale che il Presidente del Consiglio Conte in aula ha messo sullo stesso piano Cina e Stati Uniti. Primo governo Conte anti-europeista e anti-atlantico, secondo governo Conte europeista ma non atlantico, terzo governo, stavolta Draghi, europeista e atlantico. Siamo tornati, come al gioco dell'oca, nella pedina precedente. Lei era ministro, vicepresidente del Consiglio, autore di quegli due gesti più eclatanti, poi ministro degli esteri col primo governo Conte e quindi secondo ministro degli esteri col governo Draghi. Ora siamo tornati ad essere, dico tornati perché la destra italiana invece coerentemente, come lei coerente al governo, unico ministro coerente al governo, noi coerentemente all'opposizione nei tre governi. Siamo tornati ad essere europeisti atlantici, la destra italiana è sempre stata europeista atlantica in ogni atti fondamentale dell'Europa e dell'atlantismo, a cominciare dall'Alleanza Atlantica. E quindi ci compiacciamo di questo, ma vorremmo che fossimo chiari nelle predisposizioni. E la domanda mia, alla fine di questo percorso di 3 anni, che le ho enucleato, che sono 3 storie che in altri paesi si realizzano in 30 anni, noi abbiamo avuto 3 linee politiche estere diverse in 3 governi nella stessa legislatura, con l'Esperi, sono l'unica forza di opposizione, non chiedo tolleranza almeno quanto gli altri. Bene, ebbene, la domanda è, siamo, lei è consapevole, questo governo con lei è consapevole, che il confronto oggi è un confronto, Fassino diceva, sui diritti umani. Io direi un confronto di civiltà, è una sfida di civiltà tra le democrazie occidentali e gli altri sistemi totalitari. Se siamo finalmente consapevoli di questo e ci muoviamo su questo, tutto il resto discende. La posizione in Thailandia, in Birmania, la posizione sul Nepal, sugli Uiguri, ne discende, non c'è bisogno di nuclearli, purché abbiamo chiare le idee. Da una parte c'è il mondo occidentale che ha una nuova, importante, decisiva sfida tecnologica, economica, finanziaria, militare, come dimostra l'episodio di questa mattina, dall'altro gli altri, il mondo ancora totalitario con cui la Cina si esprime. Infine, sull'episodio di questa mattina ne parleremo quando sarà possibile nel Comitato parlamentare per la sicurezza repubblica, quando la maggioranza concederà che il Comitato possa riunirsi, rispettando l'opposizione e i diritti stabiliti per legge all'opposizione. Nel frattempo, ovvio, è meglio non parlarne in questa sede perché tanti sono risvolti, nel mio ruolo tra l'altro sarebbe inopportuno. Infine, domanda, che è l'argomento principale, siamo consapevoli che l'Europa ha perso la sfida nella politica estera dei vaccini? A fronte non tanto di Russia e Cina, che avevano altri mezzi per combatterla, a fronte delle altre democrazie occidentali nostre alleate, Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti, e ci chiediamo perché su questo forse l'autonomia strategica dell'Europa deve fare una riflessione e un cambiamento sostanziale. Grazie, senatore Urso.
Chiudiamo il primo giro con l'onorevole Migliore. A lei la parola. Grazie signor Presidente, Presidente Fassino, Ministro. Io vorrei essere, dato il breve tempo, molto sintetico e schematico. Parto dal suo ultimo accenno, e cioè sulla necessità di dare più dotazione finanziaria alla nostra politica estera, a partire dal rafforzamento del personale e del, diciamo, capitale umano, lei l'ha definito, che senza il quale i progetti ambiziosi che pure lei ha illustrato difficilmente potranno avere seguito. Quindi su questo punto non solo avrà un appoggio, ma avrà una sollecitazione affinché si abbia un approccio molto determinato nell'incrementare sia le risorse per quanto riguarda le attività politiche, a partire dalla cooperazione internazionale, sia quelle che riguardano il rafforzamento del personale. La seconda questione, la riassumo così, è un approccio olistico della politica estera italiana, seguendo anche alcuni interventi che mi hanno preceduto, che riguarda il mettere sullo stesso piano diverse esigenze, diversi interessi nazionali ed europei, da quello sui diritti umani a quello economico, non mettendo una gerarchia tra l'uno e l'altro. Questo, secondo me, è il tema sul quale bisogna riflettere, anche in ragione di prese di posizione che possono in qualche modo essere un passo in più. Il fatto che ieri Lukashenko abbia detto che la Tikhanovskaya è sotto processo per terrorismo, per quanto ci riguarda, si riferisce solamente ad una dichiarazione eventualmente di presa di distanza o alla disponibilità, per esempio, nei confronti di soggetti, Aung San Suu Kyi, altre figure che rappresentano, o per esempio i leader del partito HDP in Turchia, per i quali c'è un'attività diretta di sostegno da parte del nostro Paese. Così, secondo me, si supera anche il limite che indicava il Presidente Fassino. In ultimo, sull'autonomia strategica del nostro Paese e dell'Europa, questa innanzitutto deve vedersi nel Mediterraneo. Noi abbiamo un compito storico nel Mediterraneo, che è quello non solo di preservare interessi, e concludo, Presidente, ma anche di costruire delle traiettorie che possano in qualche modo cambiare l'agenda politica di quest'area. Per farlo c'è bisogno certamente degli interventi governativi, ma anche di tutti quei fora di diplomazia interparlamentare che stanno dando dei frutti importanti. Basti pensare alla vicenda libica, che parte dal Parlamento e dalla riunificazione delle fazioni all'interno del Parlamento e arriva anche a premere su quella che è la condizione del governo di quel territorio. Quindi in questo senso noi saremo disponibili e pronti ovviamente ad ogni azione che vada in questa direzione. Molto bene, hanno parlato tutti i gruppi, risponde il Ministro degli Esteri Di Maio. Sì, grazie Presidente Petrocelli, Presidente Fassino, anche per le vostre considerazioni. Vorrei rispondere, cercare di rispondere in questi, se ho capito bene, 15 minuti che abbiamo, alle sollecitazioni che sono arrivate. La prima cosa che posso dire è che anche questo governo è ben consapevole del fatto che i fora multilaterali europei sono del tutto perfettibili e non è un caso che tutte queste istituzioni abbiano in corso un profondo processo di revisione che è legato molto spesso non solo a un problema di efficacia e di efficienza ma anche di trasparenza. Ci tengo a dirlo perché noi come Italia abbiamo sottoscritto la posizione a 27 dell'Unione Europea sui lavori dell'OMS dicendo che non erano sufficienti e più volte siamo stati impegnati in prima linea. Mi permetto di dire, siamo come Italia nei vari governi degli ultimi 10 anni a sollecitare cambiamenti sia nel meccanismo organizzativo delle Nazioni Unite sia nel meccanismo organizzativo dell'Unione Europea. Quindi non sono
Mi dispiace se questa è stata la percezione venuta a magnificare il fatto che questi fora fossero perfetti. Credo che però abbiano portato a casa dei risultati questi fora multilaterali. Se pensiamo alla Libia, giustamente c'è chi dice adesso dobbiamo far andare via le truppe da lì, però finalmente abbiamo un metodo, perché tutto è cominciato con la conferenza di Berlino. Abbiamo seduto intorno a un tavolo tutti gli attori e anche quelli che avevano truppe sul terreno. Nessuno pensava che si potesse arrivare a un governo di unità nazionale. Ci siamo arrivati a distanza in meno di un anno, di fatto, in piena pandemia. Abbiamo un governo di unità nazionale che adesso è disposta, io faccio questo esempio per dare il senso, noi non riuscivamo ad avere l'ex Equator per aprire il consolato a Bengasi perché non si voleva dare possibilità all'Italia di aprire una sede diplomatica nell'altra parte dove c'erano gli altri. Oggi noi abbiamo la disponibilità ad aprire le sedi diplomatiche in tutte le parti della Libia perché abbiamo un governo unitario. Potremo lavorare sui progetti economici, stiamo per aprire un istituto di cultura a Tripoli, stiamo per aprire la sede ICE e stiamo riattivando una parte dei progetti dell'accordo del 2008, che se volete è stato uno dei temi che ritornava anche nel pieno della guerra in tutte le parti che incontravamo. Da est a ovest, al Fezzan, erano tutti d'accordo che bisognasse riprendere i lavori dell'autostrada, dell'aeroporto internazionale. Abbiamo ricevuto subito un passo positivo per l'aeroporto internazionale, l'azienda è quasi di nuovo in condizioni, l'azienda italiana, lo stiamo costruendo con un'azienda italiana, di riprendere i lavori. Ovviamente sappiamo bene che la presenza militare e aggiungo anche dei mercenari siriani che sono stati usati dall'una e dall'altra parte è ancora un problema grosso, ma infatti per questo io ho messo l'accento sull'incontro che c'è stato a Tripoli tra me, il ministro degli esteri, il ministro tedesco, il ministro francese e il primo ministro, perché il fatto che Parigi stia aprendo un'ambasciata a Tripoli è un fatto che comunque segna una discontinuità totale rispetto a quello che è stata la Libia fino a 7-8 mesi fa. A dicembre 2019 il mio incontro in Libia era per pregare le due parti di nominare i membri del comitato militare congiunto per iniziare i colloqui. Haftar non voleva dare i nomi, invece anche la parte dell'est, Haftar, ha dimostrato poi alla fine di volere il dialogo, di seguire la strada del dialogo e oggi abbiamo un governo di unità. Questo lo dico, sono partito dal generale, però per dire che nonostante molte di queste organizzazioni siano perfettibili, dei passi in avanti li fanno fare e sono anche molto importanti. E lo stesso vale, Presidente Fassino, per il tema della globalizzazione dei diritti umani, cioè l'efficacia dei fora multilaterali sul tema dei diritti umani è chiaro che va migliorata. Contestualmente noi non possiamo accettare le violazioni dei diritti umani e nello specifico alcune di quelle che stiamo vedendo nell'est del mondo, su cui l'Unione Europea, quando applica le sanzioni, dà comunque un segnale di unità nella politica estera. Poi anch'io credo che le sanzioni non servano a risolvere tutti i problemi e non si può fare una politica estera di sanzioni, ma le sanzioni sono un chiaro segnale di unità dei 27 Stati membri rispetto ad un tema e questo non è assolutamente scontato. È chiaro che l'autonomia strategica dell'Unione Europea non si realizzerà mai, neanche nella difesa, finché non avremo un'unità di intenti come paesi. E troppo spesso siamo stati divisi, penso anche al Mediterraneo, e in alcuni casi siamo divisi ancora. Ma l'uno che alimenta l'altro aspetto. Sulle ratifiche ve ne sarei profondamente grato, perché sappiamo bene che poi le lungaggini delle ratifiche, che non dipendono da nessuno, conosciamo bene i lavori del Parlamento, a volte vengono scambiate dai paesi sul piano bilaterale come un non voler dar seguito agli accordi che abbiamo firmato. E spesso capita che ci chiedano come mai non lo abbiamo ratificato, a volte a distanza di anni ed anni. Cuba. Io ringrazio chi mi ha fatto la domanda su Cuba, perché veniamo da una settimana in cui si è detto che l'Italia ha votato a favore del rinnovo delle sanzioni su Cuba. L'ultima volta che alle Nazioni Unite si è votato su questo argomento è stato nel 2019 e l'Italia, come tanti altri paesi, vota per la rimozione di queste sanzioni. Nelle ultime settimane si è votato per una risoluzione presentata dai paesi non allineati
che chiedeva di abolire lo strumento delle sanzioni come strumento in sé, non per Cuba, per tutto il mondo, cioè di non accettare più lo strumento sanzionatorio come uno degli strumenti a disposizione delle reazioni o dei singoli stati o delle organizzazioni sovranazionali. Questo credo che siamo tutti d'accordo che è una generalizzazione che non si può accettare ed è per questo che abbiamo votato contro, ma non c'entrava Cuba, era un argomento che riguardava tutti gli strumenti sanzionatori che si usano nella politica estera degli stati e delle organizzazioni sovranazionali. Per questa ragione credo che grazie anche a questo momento di confronto con il Parlamento possiamo chiarire che l'Italia non ha mai votato queste settimane, quest'anno, a favore delle sanzioni per Cuba. Siamo molto grati a Cuba come a tanti altri stati del mondo, da est a ovest, per il supporto che ci hanno dato un anno fa in questo periodo, sia medico sia dal punto di vista del materiale sanitario che è arrivato da tutto il mondo e questo posso assicurare che l'Italia non lo dimenticherà mai. Velocemente sul tema del Sahel e dei rimpatri, il Sahel è chiaramente oggi il grande problema da un punto di vista dell'instabilità, del rischio terrorismo e dei fenomeni migratori e in generale anche della tenuta sociale di alcuni degli stati del Sahel. Noi abbiamo rafforzato come Italia un programma che viene da molti anni, la nostra presenza nel Sahel e stiamo lavorando a degli accordi specifici, per esempio col Mali, c'è un MOU a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni che riguarda proprio la gestione dei flussi migratori in Mali per evitare che poi rappresenti un'alimentazione dei flussi che poi arrivano alle coste del Nord Africa e poi verso l'Italia. Ci auguriamo che nel patto per le migrazioni e l'asilo ci siano fondi e capacità negoziale dell'Unione Europea per negoziare gli accordi di rimpatrio. Però noi non siamo d'accordo come Italia e credo sia, faccia parte anche delle tante risoluzioni con cui avete votato anche al Presidente del Consiglio Draghi l'indirizzo. Noi non siamo d'accordo a far liquidare il tema dell'immigrazione da parte dell'Unione Europea con diamo più soldi agli stati rivieraschi e facciamo gli accordi di rimpatrio. Serve anche un tema di solidarietà per chi arriva che deve andare negli altri paesi europei. Quindi responsabilità e solidarietà devono camminare insieme, altrimenti noi quel patto non lo chiudiamo e non lo firmiamo come Italia. Allo stesso modo vorrei dire che per quanto riguarda il tema dell'Iran ho precisato e confermo che non c'è nessuna volontà di sottovalutare il fattore destabilizzante dell'Iran nella regione, ma l'Italia storicamente ha un canale di dialogo con l'Iran che può essere molto utile anche ai nostri alleati. Sull'Armenia e Azerbaigian stiamo alimentando il lavoro dei formati già esistenti che cercano di far dialogare i due attori e stiamo lavorando appunto a rafforzare la capacità del formato di Minsk di provare a far dialogare le due parti. Anche l'Italia proprio negli ultimi mesi è stata protagonista con una missione del Ministero degli Affari Esteri, la prima di un paese europeo dopo gli avvenimenti che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Sono d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di più Stati Uniti nel Mediterraneo, credo che su questo possiamo convenire tutti, ovviamente con una postura legata a rafforzare l'azione multilaterale che si sta tenendo nell'affrontare alcune questioni specifiche e dagli incontri e dalle interlocuzioni che ho avuto con il segretario di Stato Blinken, l'intenzione di mostrare ancora più attenzione da parte degli Stati Uniti ai dossier del Mediterraneo c'è e questo è un fattore positivo. Dico anche che un game changer nel Mediterraneo sono stati anche gli accordi di Abramo che ha fatto la precedente amministrazione e che ha rappresentato un game changer fondamentale in quella regione. Nel tema del riacquistare un ruolo guida come Italia o acquistare ancora di più un ruolo guida come Italia a seconda dei punti di vista, io credo che i cambiamenti alle porte nell'Unione Europea saranno veramente importanti anche per le dinamiche politiche in Germania e credo che il governo con il Presidente del Consiglio Draghi potrà rappresentare un fattore importante di protagonismo nell'Unione Europea.
Allo stesso tempo penso anche che l'Italia nel 2021, probabilmente alla fine del 2021, avrà un altro riconoscimento nelle missioni internazionali, perché molto probabilmente noi assumeremo il comando in Iraq della missione anti-Daesh e quindi si aggiunge un altro comando prestigioso. Siamo, credo, tutti orgogliosi, anzi ne sono sicuro, della nostra missione in Libano, UNIFIL, sul lato delle Nazioni Unite, e abbiamo egregiamente comandato la KFOR, adesso ci alterniamo con gli ungheresi, ma avremo comunque in Kosovo il numero 2. Abbiamo una grande tradizione di comando delle missioni internazionali, sia in seno all'ONU, sia in seno alla NATO, e continueremo a farlo sempre di più. E anche sul tema dei diritti umani, io credo che il rientro degli Stati Uniti come osservatore per ora nel Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite sia un motivo in più per coordinarci ancora meglio con loro su questo tema. Nulla è semplice. Io poi, azzardo a dire, proviamo comunque a confrontare i valori di riferimento delle ultime 3 o 4 relazioni dei ministri degli esteri, gli ultimi 4 ministri degli esteri in questa commissione. Proviamo a confrontarli sui valori di riferimento. Quindi io sono per 2 volte uno dei 4, nei 4, però ce ne sono altri 2 prima di me. Probabilmente nessuno ha mai detto, nel rappresentare il governo italiano, che non è chiaramente l'Italia un paese nella NATO, nei valori atlantici, nell'Unione Europea. E credo che questo sia fondamentale, perché la continuità della politica estera non è in discussione. Poi ovviamente ci sono tutte le iniziative che si possono assumere, che possono essere prese e non condivise, ci mancherebbe altro. Vado velocemente verso la fine. Con la Russia c'è in generale una grande tensione tra l'Occidente e i valori occidentali a cui noi apparteniamo, e un'altra parte del mondo che non condivide i nostri valori. E io credo che questo tema sarà un tema sempre più centrale, tant'è vero che c'è la proposta degli Stati Uniti di fare una conferenza internazionale delle democrazie che mette appunto l'accento sui valori di riferimento a cui apparteniamo. Però posso anche dirvi che anche nell'ultimo vertice NATO, in cui si è parlato con un incontro, una sessione ad hoc sulla Russia, si è parlato comunque di promuovere un'opportunità di dialogo tra NATO e Russia. E contestualmente vi posso dire che questo non è solo un approccio dell'Italia. Oggi quello che è successo è inaccettabile e ci saranno delle conseguenze. Su questo non c'è dubbio, perché al di là di quello che avviene non è accettabile che si vengano a pagare nostri funzionari della Marina Militare, un nostro funzionario della Marina Militare, per avere informazioni NATO. E quindi non si mette il rischio solo la nostra sicurezza, ma quella di tutta la NATO. E questo non lo possiamo accettare. Però devo dire anche che inevitabilmente con gli attori internazionali con cui ci confrontiamo dobbiamo avere sempre un canale di comunicazione che ci consente di non favorire l'escalation, che non vuole nessuno. E allo stesso tempo, per concludere, sul tema dei vaccini è chiaro che l'Unione Europea, rispetto alle intenzioni, è andata in difficoltà. Non c'è nessun dubbio. I contratti centralizzati non hanno funzionato perché le case farmaceutiche non hanno rispettato gli impegni. Però dico anche allo stesso tempo che l'Italia, nella persona del Presidente Draghi, in ben 2 consigli europei, ha chiesto subito di cambiare i regolamenti per bloccare l'export di vaccini verso paesi non in difficoltà. Perché se la stessa azienda che non rispetta i contratti ne produce 250.000 in Italia per mandarli in Australia, nulla contro l'Australia, ma è chiaro che per noi non è accettabile. Prima quell'azienda deve rispettare i contratti con gli europei, non solo con gli italiani. Sicuramente dobbiamo rafforzare la nostra capacità di produrli. Il Ministero dello Sviluppo Economico sta facendo uno sforzo notevole per cercare di trovare le condizioni per produrli sul suolo nazionale. Arriviamo in generale come Italia in ritardo su questo tema perché non abbiamo una vera e propria filiera attrezzata, questo l'abbiamo visto sulle mascherine, l'abbiamo visto sui ventilatori e lo vediamo anche sui vaccini, una filiera medica attrezzata per fare queste cose, farmaceutica e biomedica attrezzata. Credo che apprezzeranno tutti al Ministero degli Affari Esteri la vostra vicinanza e soprattutto la vostra volontà di rafforzare l'investimento nel capitale umano, ringrazio davvero su questo, e servono sicuramente più azioni chiare, quello
noi la Bielorussia l'abbiamo sanzionata in tutti i modi, ma come vedete il tema adesso è che serve un'iniziativa multilaterale forte sulla Bielorussia, perché non si può accettare che la leader di coloro che stanno portando avanti una battaglia, sta portando avanti una battaglia per le libertà, viene processata per terrorismo. Questo è inaccettabile, come quello che sta succedendo in Myanmar. Noi non lo possiamo tollerare, e anche con gli Stati Uniti stiamo cercando di coordinarci di più con UK per arrivare a questo obiettivo, che è quello di far cessare le violenze e far cessare le discriminazioni. Io credo che abbiamo tanto da fare insieme e sono sicuro, signori Presidenti, che con il lavoro insieme al Parlamento potremmo prendere tutte le decisioni. Ovviamente in questo momento all'interno del Governo non c'è alcuna riflessione sulla revisione di accordi bilaterali. Ma è chiaro ed evidente che in questo momento questo governo è concentrato sulla campagna vaccinale, è concentrato sul lavoro che dobbiamo fare per la ripresa economica, e tengo a precisare che i miei riferimenti all'atlantismo, all'europeismo e al multilateralismo sono dei riferimenti legati prima di tutto a dei valori comuni che condividiamo con i nostri alleati storici e ci consentiranno insieme di uscire da questa pandemia, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Grazie. Ringrazio tutti i colleghi, il collega Presidente Fassino e il Ministro. Consideriamo conclusa l'audizione.